La giunta Marsilio ha deciso di declassare l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero, trasformando e declassando due unità operative complesse, quella di chirurgia generale e quella di ostetricia e ginecologia, a unità semplice dipartimentale. Praticamente un declassamento generalizzato di tutta la struttura, una struttura fondamentale per il contrasto alla mobilità passiva, quindi all'accesso verso i servizi delle Marche di tutta una comunità, oltre 82.000 abitanti, 12 comuni che vengono offesi da questa riforma di Marsilio e Verì. Dobbiamo combattere tutti insieme, un invito rivolto alla comunità, agli operatori, ai sindaci, al comitato ristretto dei sindaci, affinché questo non possa avvenire su questa realtà e su questo territorio. Ci dobbiamo battere, come abbiamo fatto in passato, per tutelare la salute e i diritti dei cittadini della Val Vibrata. È un invito che rivolgo a tutti, a prescindere dalle posizioni politiche, dobbiamo tutelare tutti insieme la sanità della Val Vibrata. Oltre al declassamento previsto da questa nuova rete ospedaliera regionale, abbiamo riscontrato in questi oltre 4 anni di giunta Marsilio e Verì una totale disattenzione verso la struttura di Sant'Omero. Parliamo della risonanza, prevista da tempo, ma ad oggi non abbiamo nemmeno il luogo dove installare questa importante attrezzatura, così come i 13 posti di lungo degenza previsti da tempo, ma nessuno ad oggi ha attivato questo reparto fondamentale per arricchire i servizi su questo territorio. Davvero 4 anni di silenzio, 4 anni di inattività totale, nonostante la Regione Abruzzo abbia superato il piano di rientro e soprattutto il commissariamento, grazie all'impegno delle giunte prima di Chiodi e poi di D'Alfonso. Questi 4 anni sono stati assolutamente 4 anni disastrosi per questa provincia, in maniera particolare per questa comunità, e oggi abbiamo la tragica e drammatica notizia del declassamento di 2 unità operative dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero.